Incidente questa mattina, poco dopo le 12.30, sulla strada provinciale 267, poco prima del bivio con via San Rocco a Lombardore. Una Fiat Bravo con a bordo un 29enne di Palazzolo Vercellese, con la compagna 20enne in stato interessante e il cane, ha sbandato ed è andata a schiantarsi frontalmente contro il guardrail che costeggia la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Bosconero e Stura, la Croce Bianca di Volpiano, i carabinieri di Leni e la radiomobile e l'eli soccorso del 118. I due giovani, rimasti feriti in modo non grave, sono stati portati all'ospedale di Cirié, mentre il cane, illeso, è stato affidato ai parenti.